Con il sesto piano di azione nazionale per il governo aperto, l'Italia intende consolidare nel biennio 2024-2026 le politiche nazionali di apertura, dimostrando l'impegno della community OGP Italia nel creare le condizioni per dar progressiva attuazione a una strategia nazionale per il governo aperto. Il nuovo piano, co-creato attraverso un percorso partecipativo coordinato e supportato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, punta ad un futuro nel quale le amministrazioni e gli enti pubblici, a tutti i livelli di governo, attuano i principi del governo aperto lavorando in modo paritario insieme alla società civile per rafforzare l'ascolto e la fiducia dei cittadini e produrre valore pubblico, in linea con la strategia mondiale di OGP e con i più recenti indirizzi europei e dell'OCSE. Il processo di co-creazione, nell'arco di 6 mesi, ha coinvolto i rappresentanti di circa 100 organizzazioni appartenenti alla community OGP Italia, composta da amministrazioni pubbliche e organizzazioni della società civile. Il Forum per il Governo Aperto, attore responsabile della governance della community, ha identificato gli ambiti prioritari di analisi e le domande chiave da proporre alla riflessione negli incontri di co-creazione tenutisi tra marzo e maggio 2024. I rappresentanti di 21 organizzazioni della società civile e di 19 amministrazioni pubbliche si sono confrontati sui diritti che abilitano lo spazio civico, le competenze necessarie per attuare l'amministrazione aperta e le tecnologie che favoriscono l'inclusione, definendo infine 4 obiettivi generali e 8 impegni trasformativi. Nel mese di giugno, gli 8 relativi team di lavoro hanno pianificato in dettaglio gli impegni del sesto NAP da realizzare entro giugno 2026. Con l'obiettivo di promuovere la cultura dell'integrità e la trasparenza dei processi decisionali pubblici, sono previsti 2 impegni volti al rafforzamento della trasparenza dei processi decisionali e alla diffusione della conoscenza dei fenomeni che ne minacciano l'integrità. Il principale risultato atteso è la definizione di linee guida per l'introduzione delle agende aperte dei decisori nelle amministrazioni pubbliche. Per accompagnare la diffusione e l'innovazione delle politiche di apertura a tutti i livelli di governo sono previsti 3 impegni per il potenziamento del Lab della partecipazione, lo sviluppo dei commitment della dirigenza pubblica verso le politiche di apertura, la promozione dell'inclusività e dei diritti nell'accesso alle tecnologie e nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. I risultati attesi con il maggiore potenziale trasformativo sono la definizione partecipata di linee guida nazionali per promuovere la partecipazione pubblica e un documento di raccomandazioni della community italiana per il governo aperto sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Con l'obiettivo di presidiare e rafforzare la trasparenza e l'apertura dati come risorsa per creare valore pubblico e aprire il PNRR ai cittadini, la pianificazione prevede di promuovere il ruolo delle nuove tecnologie e dei dati come bene comune per favorire le pratiche di governo aperto e aggiornare il modello di trasparenza incentrandolo sul valore pubblico e sulla partecipazione della società civile. Fra i risultati attesi, un documento di proposta sulla trasparenza e un vademecum sull'utilizzo di indicatori, red flags e dati aperti per il monitoraggio civico e la prevenzione della corruzione, con attenzione rivolta ai programmi di investimento, PNRR e agli appalti pubblici. Infine, per promuovere la consapevolezza su disuguaglianza di genere e intergenerazionale in Italia, verrà realizzata con il coinvolgimento della community OGP Italia una campagna permanente di comunicazione e sensibilizzazione volta all'empowerment di donne e giovani. La modalità di lavoro dei team impegnati nell'attuazione del sesto NAP è di tipo collaborativo, si svolge prevalentemente online in spazi di lavoro dedicati ed è disciplinata da regole comuni condivise volte a garantire l'inclusività degli attori, la continuità nella realizzazione degli impegni, la trasparenza delle attività e la rendicontazione sui risultati raggiunti. Ai fini di un monitoraggio trasparente dell'attuazione del piano, i risultati degli impegni saranno progressivamente pubblicati sul sito dell'iniziativa ItaliaOpenGov. Scopri gli attori coinvolti nel sesto NAP e segui i lavori su open.gov.it.